cosa siamo andati a mangiare oggi? Oggi abbiamo spinto un po' su piatti autunnali con ingredienti autunnali per prepararsi al freddo. Il freddo non sta arrivando, però qualche acciacco a giro comincia a esserci. Ricordatevi che mangiare cibi di stagione, soprattutto olio nuovo, castagne, questi che sono i marcatori di stagione, zucca, servono proprio per svegliare il nostro metabolismo e avvisarlo che sta arrivando il freddo. Quindi il prendere le primizie serve proprio per settare il nostro organismo verso una nuova stagione. Ora la stagione nuova non c'è, però ancora il freddo non sta arrivando, però l'inserimento di questi prodotti stagionali serve proprio per dare una smossa al nostro fisio per capire che la stagione sta avanzando. Quindi molto semplice, quindi il fagiolo e l'olio nuovo proprio credo sia il classico del classico, arricchito un po' per dare un pochino più di grassezza, soprattutto per reggere il vino bianco. Abbiamo messo questo lardo di Cintasenese. Poi abbiamo fatto una zuppa con la zucca, il ginepro per ricordare il bosco e gli ultimi funghi. Anche lì è una stagione un po' strana, quest'anno stiamo andando molto avanti, è stata una stagione molto abbondante di funghi, purtroppo sembra una stagione molto magra di tartufo, quindi divertiamoci con i funghi perché il tartufo ce n'è veramente poco. Poi abbiamo fatto una tagliatella al cervo, quindi il cervo, c'era del cervo, del cioccolato e un po' per rinfrescare c'era questo mirtillo inzuppato bello della grappa, perché i grandi erbivori ci ricordano sempre un po' la montagna e quindi per ricordarci un po' questo. Poi abbiamo fatto la guancia al melograno, il melograno è un altro frutto di stagione, con un semplice purè di patate come si faceva una volta schiacciando le patate, e a finire un dolce di cioccolato e castagne. Buon proseguimento! Grazie.